Buonasera, buon lunedì telespettatori di RTI. Allora è stata una notte travagliata, quella trascorsa per moltissimi cittadini della Valtaro, perché ci sono state ben 6 scosse di terremoto in uno spazio molto breve, poco più di mezz'ora. L'intensità non è stata fortissima perché la scossa più forte ha raggiunto il magnitudo 3.2, però è stato avvertito il solito forte boato, poi si sa di notte tutto viene certamente più amplificato, e poi la paura ovviamente di quello che è successo poco tempo fa nel centro Italia ha scatenato davvero tra la popolazione una sorta di panico collettivo, e quindi c'erano davvero tantissime persone che si sono riversate per le strade di Borgo Taro, ma non solo, anche ad Albareto, anche a Bedonia, anche nel comune di Tornolo. Tutti per le strade, appunto, in attesa che questo sciame sismico finisse. Poi fortunatamente le scosse hanno cessato, è stata però una notte, come vi dicevo, molto agitata per tantissimi di noi. I vigili del fuoco sono usciti subito per una serie di controlli. A Borgo Taro l'amministrazione comunale ha provveduto a fare dei sopralluoghi, così come è avvenuto anche negli altri comuni. Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno né alle persone né alle strutture, sia pubbliche che private. Vediamo. Notte di paura in Valtaro, la terra ha tremato per ben 6 volte in poco più di mezz'ora. La prima scossa è stata registrata alle 4.06, magnitudo 3.1, con epicentro nella zona del Passo del Bratello, a 6 km di distanza da Borgo Val di Taro e a 8 km da Albareto. In seguito ne sono state avvertite altre 5, alle 4.14, magnitudo 2.3, alle 4.24 di intensità 2.4, alle 4.33 la più forte, magnitudo 3.2, e infine alle 4.40 magnitudo 2.5. Il sisma non è stato particolarmente forte, ma ha generato davvero tanta paura e preoccupazione tra gli abitanti, molti dei quali hanno deciso di abbandonare le proprie case e riversarsi per le strade. Non solo a Borgo Taro e Albareto, ma anche a Bedonia, Compiano, Tornolo. Il terremoto è stato avvertito anche a Valmozzola e Solignano. I social sono stati presi d'assalto da chi, svegliato dal terremoto, ha cercato anche un po' di conforto confrontandosi con le altre persone. Lo sciame sismico è stato avvertito nitidamente anche a Pontremoli. Le scosse sono state accompagnate da tremori netti e boati, e le finestre ai piani alti delle abitazioni hanno tremato. Intorno alle 5 una squadra dei vigili del fuoco volontari è uscita per un primo sopralluogo, seguita poi verso le 5.30 da quelli effettuati dall'amministrazione comunale di Borgo Taro. I vigili del fuoco hanno immediatamente fatto subito delle verifiche, dei sopralluoghi sui punti più sensibili, sugli immobili più importanti del nostro territorio, quindi le scuole, l'ospedale, la casa di riposo, sopralluoghi che anche noi dalle 5.30 di questa mattina, insieme al nostro ufficio tecnico, insieme agli assessori, abbiamo fatto sulle nostre scuole, sugli asili nido, sulle scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, casa di riposo anziani, ospedale, proprio per verificare che non ci fossero problemi alle strutture pubbliche, cosa che infatti non si è verificata. Fortunatamente non ci è stato segnalato, non abbiamo verificato nessun danno particolare. Non abbiamo segnalazioni al momento anche di danni a strutture private, abitazioni o di ancora meno di feriti anche tra le persone, per cui la situazione sicuramente è stata di grande preoccupazione. Continuiamo a tenerci in allerta, perché anche col sistema di protezione civile, che anche questa mattina con un paio di squadre ha effettuato sopralluoghi e ha monitorato il territorio, teniamo questo livello di allerta per tenerci pronti, cosa che naturalmente purtroppo siamo anche in una zona sismica dal punto di vista geologico, dobbiamo essere tutti sempre pronti, sapendo che questi fenomeni si possono verificare, e quindi adottare anche ogni singolo cittadino quelle forme di autotutela, quei comportamenti che sono veramente importanti in caso di terremoto, per salvaguardare se stessi, i propri familiari, e poi metterci in sicurezza. Speriamo che questa ondata sismica ci lasci un po' più tranquilli nelle prossime ore. Ecco, dicevamo che proprio la popolazione è più spaventata rispetto ad altre volte, anche perché le scosse sono state mediamente forti. In Valtaro abbiamo avuto dei terremoti molto più forti, però la gente ha reagito con molta più paura. Sì, senz'altro.
l'altro, ecco, i dati che sono anche reperibili sul sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Rilevazione Sismica ci dicono che sono state scosse abbastanza brevi, di intensità non particolarmente forte, però è chiaro che come abbiamo visto in questi mesi, il nostro paese, l'Italia, ha delle criticità, ha delle sismicità importanti. Abbiamo tutti negli occhi le situazioni del centro Italia, di Amatrice, di Norcia, quindi credo che sicuramente questo ha amplificato ulteriormente la preoccupazione, però dobbiamo essere vigili, attenti e dicevo così, tutti pronti a fare quello che serve in questi casi. E i disagi per molti cittadini, soprattutto pendolari, sono proseguiti poi anche questa mattina, visto che proprio a causa del sisma le corse dei treni hanno subito diverse variazioni con cancellazioni e forti ritardi. Cambiamo pagina, la società Montagna 2000 informa che a seguito delle segnalazioni degli utenti delle zone di Ostia e Basiliche per tutelare la salute degli stessi, ha predisposto alcune analisi sulla qualità delle acque. I campioni analizzati sono stati prelevati presso le abitazioni di alcuni utenti di Ostia e Basiliche e sono stati analizzati da un laboratorio specializzato esterno alla società Montagna 2000. Le analisi hanno rilevato valori di torbidità nei limiti di legge. La società pertanto rassicura gli utenti delle zone interessate sul fatto che l'acqua sia potabile e idonea per cucinare. La società ha anche provveduto proprio nei giorni scorsi a denunciare penalmente un furto d'acqua che va condannato moralmente e eticamente, ma ancor di più, sottolinea Montagna 2000, stigmatizzato, poiché rischia di vanificare gli sforzi della stessa per garantire una quantità e qualità dell'acqua adeguata e penalizzare gli utenti che si approvvigionano regolarmente dalla rete pagando il dovuto. Abbiamo incontrato nei giorni scorsi Roberto Scainelli, che è un abitante di Borgo Valditaro, che ha chiamato la nostra emittente per segnalare come il suo giardino e il suo orto siano praticamente ormai da anni presi di mira dai cinghiali che quasi tutte le notti fanno un'incursione mettendo sotto sopra il suo terreno. Lui lo risistema e la notte dopo gli ungulati tornano. La presenza di cinghiali a Borgo Valditaro ormai non fa più notizia, ci verrebbe da chiedere appunto come mai, dato che non sia più una novità, riescano ancora a fare certi danni. Qua ci troviamo in via dei Platoni, in casa del signor Scainelli. Roberto, sì. Qui in questa zona c'è un prato bellissimo, abbiamo visto una villa. Io lo curo, Certo, abbiamo visto una villa bellissima con un prato tenuto benissimo. Ci può spiegare in quali punti il cinghiale ha arato il suo campo? Allora, perché addirittura il cinghiale è arrivato anche qui in via di Platoni, leggermente fuori Borgotaro. Sì. Allora vi faccio vedere qui ho dovuto ripristinare, come ce l'inquadra il prato sotto qui, vedrà che ho dovuto ripristinare, adesso aspetto primavera per riseminare, perché adesso ormai non si può più seminare. Quell'altro prato là l'ho fatto l'anno scorso, perché non è di quest'anno, qui si parla di 7 anni ormai che abbiamo il problema dei cinghiali. Fino adesso sono stato zitto, però adesso vedo che arrivano nei giardinetti di Borgotaro, arrivano nei campi di football e nessuno pensa niente e dico ma a me mi rugo un po' perché ho anche dei danni, non vado a cercare di farmi dare i soldi ancora per ripristinare il mio giardino, però almeno che me li tolgano. All'inizio il cinghiale o i cinghiali, perché sono una famigliola che gira, esatto, sì. Parecchi cinghiali, erano stati avvistati solo nelle vie di Borgotaro, magari nella rotonda di San Rocco, poi pian pianino hanno iniziato a fare danni perché sono entrati al campo Capitelli e come vi abbiamo mostrato un mese fa hanno distrutto buona parte del campo. Ora sono arrivati anche in via dei Platoni, ci può mostrare altri punti in cui ha fatto dei danni? In questo punto lei ha dovuto intervenire perché c'era un disastro stamattina. Sì, ho dovuto riintervenire, rivangare e aspetterò anche qua in primavera per riseminare. Purtroppo è un continuo, cioè loro disfano, io devo lavorare, ma qui ormai no, è meno quello che non hanno fatto che quello che ha fatto su 3 ettari di terreno, è meno quello che c'è ancora intatto.
queste sono le impronte del cinghiale di questa notte, queste sono le impronte di questa notte che vengono a passeggiare sul mio, sul, nel mio giardino, se inquadri anche intorno il giardino com'è. Non è che siamo in un bosco, non è che siamo in un bosco. Qui sono i cinghiali che vengono a casa mia, non sono io che vado a costruire in una foresta e allora posso aspettarmi che arrivano i cinghiali. Qui non devono arrivare i cinghiali. Qui siamo sopra la cappelletta della Madonna di Caravaggio. Vedete che disastro che c'è qua. Sono metri, 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 sarà un ettaro buttato per aria, come vede. Se ci spostiamo anche di là, ancora peggio. Più andiamo in là, più peggiora la situazione. Vede qui? Qui è un continuo. Tutte le notti vengono a far visita, fanno il solo giretto e poi se ne vanno. Io me li trovo fuori alla sera, alla mattina, esco di casa e me li ritrovo lì. Non è possibile vivere con un cinghiale a casa. Vede che disastro? Ho dovuto coprire quel po' di letame che c'è lì perché se non me lo trovavo là a Borgotaro. Si trattano bene questi cinghiali perché sono passati dalla boscaglia presente vicino al campo capitale di Borgotaro a questa magnifica villa, insomma, vogliono sempre di più quasi scalare l'elite, no, di Borgotaro. Ora, sì. Rimanendo seri, scusi, l'aveva segnalato questo problema al sindaco? Ma ultimamente, giusto ieri, ho mandato un'email al sindaco, che lui mi ha risposto gentilmente, mi ha detto che stanno facendo delle battute pianificate con i cacciatori, non cacciatori, non chi di dovere. Ma io non vedo risultati, cioè io tutta la sera ce li ho qua, praticamente non scappa sera che loro arrivano, non riesco a capire come, secondo me non li ammazza neanche uno. Sono aperte le iscrizioni al corso di informatica Capelli d'Argento per l'anno 2017 che inizierà a gennaio con data da destinarsi ed è promosso dal Coordinamento Provinciale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti Ancescau con il patrocinio della provincia di Parma e la collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Zappafermi di Borgotaro. L'obiettivo è quello di diffondere tra la popolazione la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche quale valido supporto alla vita di tutti i giorni. Il corso, che sarà attivato solo con un numero minimo di 15 partecipanti, si svolgerà presso l'Istituto Superiore Zappafermi con i docenti che saranno gli allievi dell'Istituto. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 gennaio presso la segreteria dell'Istituto cercando di Maddalena Previ oppure di Stefania Brugnoli al numero 0525 97985. Sabato scorso Bardi ha ricordato il carabiniere Luciano Milani, vittima del dovere negli anni di piombo. Sono passati 37 anni da quel drammatico momento, ma veramente tutti i flash di quella giornata sono ancora vivi nel ricordo dei testimoni. Sabato scorso Bardi ha ricordato il carabiniere Luciano Milani, vittima del dovere negli anni di piombo. Sono passati 37 anni e quei drammatici momenti sono ancora vivi nel ricordo dei testimoni. Io ho incontrato la puntata in località Pione l'ultima volta in vita. Ci portammo in direzione degli spari e arrivammo alla trattoria di Ponte Raffe, trovai la puntata Milano distesa ormai priva di vita. Milani era in giro per avvisare gli abitanti della zona che c'erano questi due rapinatori che cercavano una macchina per scappare. È entrato dentro e ha avvisato la signora Maria e lui sta per uscire. Quando la signora l'ha richiamata gli ha detto: guarda signor Milano, ci sono due ragazzi che devono andare a aggropparlo, perché non gli dà un passaggio? Lui è tornato indietro per ascoltare la signora, quella che stava alla porta, che era armata, l'abate era armata, quindi come è entrato dentro ha cominciato a sparare, i primi colpi sono andati dietro una sedia, un'altra contro il muro, un'altra alla doma. Quando si è piegata gli ha sparato un colpo alla nuca, l'ha giustiziata lì per terra. Il corteo commemorativo è partito dal municipio e dopo la funzione religiosa celebrata dal parroco Don Luigi Pini è proseguito, riscaldato da un improvviso vento marino, lungo le vie del paese per deporre fiori e corone di alloro, prima alla lapide a ricordo dell'appuntato Milani in via Arandora e poi a Ponte Raffi, luogo dove fu freddato il carabiniere. Sono intervenuti il sindaco Valentina Pontremoli, il tenente colonnello Marcello Robustelli del comando di Parma e Giuseppe Conti per la provincia, il quale ha ricordato anche il sacrificio dei militari caduti alla Siria.
Oltre al gonfalone del comune, erano presenti gli stendardi delle associazioni Carabinieri in congedo di Borgotaro, i gruppi alpini, i combattenti, l'Avis e l'assistenza pubblica locali. E arrivarono questi due individui qui nella nostra trattoria dicendo che si erano persi facendo delle battute di caccia, ma io mi accorsi subito che comunque erano i due individui della rapina di Bardi, perché si vedevano chiaramente i soldi dentro la borsa di plastica. Lo disse mia mamma, ma essendo piccola non mi dette retta. È entrato poverino, quando è entrato mi ha detto: signora, mi raccomando, c'è sospetto in zona, mi chiuda Pristino stasera. Allora lui, tanto che parlava con me, ci è venuto il sospetto, ha detto gentilmente, ci ha chiesto Milani, presentami i documenti per favore, ha risposto con le armi. E domani alle 17.30 nel Nuovo di Berceto sarà celebrata una santa messa per ricorrenza della patrona dell'arma dei carabinieri, la Virgo Fidelis, alla presenza del maggiore, il comandante Agostino Gentile della compagnia di Borgotaro. La santa messa sarà celebrata dal prevosto di Berceto, don Giuseppe Bertozzi, e sarà lietata dalla corale del Duomo. Inaugurati sabato pomeriggio a Fornovo i nuovi locali dell'oratorio, alla presenza di un folto pubblico composto per la quasi totalità da bambini e ragazzi che usufruiranno di questi spazi che sono stati pensati proprio per loro. Quanti siete? Quanti sono i ragazzi? Non so. Tanti? Sì, 30. E come mai avete scelto di fare questa attività? Però vuol dire che vi divertite anche. Quali sono le attività che vi divertono di più? Stare insieme ai bambini. Beh, anche tra di voi. Sì. La CISA vi ha aiutato? La CISA molto. E anche il grazie. Ci sono sempre in mezzo. Dai. Quindi è Giovanni l'artefice di tutto? Sì. Va bene, dai. Il 19 novembre alle 16 a Fornovo sono stati inaugurati i locali dell'oratorio. Il cambio dei locali che lo accolgono ha lo scopo di dare ai bambini e ai ragazzi uno spazio che dia maggiori opportunità di attività anche all'aperto, ma soprattutto in questo periodo in cui si dà tanta importanza all'ambiente, fornire un locale più caldo e con costi di riscaldamento molto più bassi. All'inaugurazione erano presenti Don Mario con il diacono Massimo, il sindaco di Fornovo, l'assessore sociale e tantissimi bambini, ragazzi e anche genitori. Un gruppo di 40 giovani che spesso è più facile vedere al pub o in discoteca che in ambito religioso si occupano di aiutare il coordinatore Giovanni Zanichelli nella gestione dei bambini e dei ragazzi. Insomma, un'esperienza di successo resa possibile grazie anche al lavoro di volontariato di tanti genitori. È proprio loro che Don Mario ha voluto ringraziare, continuando e ribadendo il fatto che senza l'intervento di questi genitori difficilmente sarebbe stato possibile realizzare questa bella esperienza e attrezzare adeguatamente questi begli spazi. Un grande traguardo che speriamo possa essere un punto di partenza per aggregare e costruire una comunità viva e vitale attorno alla parrocchia. Queste le parole del parroco. In seguito abbiamo registrato gli interventi del sindaco di Fornovo Emanuele Agrenti e le parole di Don Mario Mazza, il parroco del paese e della comunità. 5, 6, 7, 8, 9, 10, non so quanti, che hanno lavorato tanto per pulire, pitturare, sgurare, smontare, tagliare, è venuto fuori un bellissimo porta. Sono contento oggi di essere qua a testimoniare come la volontà e l'impegno di tante persone, a partire dal parroco e i vostri genitori, abbiano potuto contribuire a trasformare questo posto. Nell'oratorio di Fornovo sono cresciuti, almeno chi è di Fornovo, comunque non so, chi si è trasferito lo sta vivendo ultimamente, ma la mia generazione sicuramente è arrivato. Un grande applauso a chi ha reso oggi possibile. Eccoci allo spazio sportivo calcio, in prima categoria il nuovo stop del Borgotaro, mentre prosegue la striscia positiva di Valtarese e Bardi. Ancora un KO in seconda per il Valgotra, che non riesce a uscire da questo momento di impasse. Invece in terza categoria il derby con Terre Alte e Berceto se l'è aggiudicato di misura la Bedognese United.
In prima categoria brucia la sconfitta del Borgotaro fermato dalla Casalese per 3-2. I primi a segnare sono proprio i padroni di casa al 21esimo del primo tempo. Al ritorno in campo dagli spogliatoi il Borgotaro è carico e dopo solo 2 minuti ci pensa Scarpenti su rigore a riportare il match in parità. Tocca poi a Zoppi al 59esimo a regalare la momentanea vittoria ai ragazzi di Cattani. Sembra fatta, ma al 75esimo su rigore la Casalese pareggia per poi siglare il definitivo 3-2 al 95esimo. Una vera beffa per il Borgotaro che ha immeritatamente perso una partita importante. Straordinaria invece la rimonta della Valterese che in casa, dopo essere andata sotto di 2 reti al 18esimo e 24esimo, accorcia le distanze con l'avversario, il Real Valbaganza, grazie alla rete di Cacchioli segnata al 32esimo. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa tornano alla carica e agguantano il pareggio con Amoaco al 78esimo che raddoppia all'82esimo, regalando il vantaggio alla Valterese che poi all'88esimo sigla la rete definitiva del 4-2. È un successo sofferto, ma proprio per questo ancora più sentito, quello del Bardi, che sul terreno amico batte di misura l'ostico Felino per 1-0, siglata al 40esimo da Losa. I ragazzi di Mister Grillo tessono anche altre buone azioni di gioco, che non vanno però a buon fine, ma mettono in luce una buona squadra. Nulla da fare invece per il Solignano, l'incontro termina 0-0 con la Povigliese, ma ai padroni di casa viene parato un rigore tirato da Moretti che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. In classifica la Valterese che è seconda con 23 punti a sole 2 lunghezze dalla capolista, domenica andrà sul campo del Solignano che è 8° in derby che alla vigilia sorride dunque alla Valterese. Il Borgotaro 3° posto sarà sul campo del Felino che è 4°, 4° posto anche per il Bardi che sarà ospite del Boca Barco che si trova in 5ª posizione. Seconda categoria, derby tra Fornovo e Valgotra termina con la netta supremazia dei padroni di casa che annichiliscono gli avversari battendoli agevolmente per 5-0. In gol sono andati Bernardini, autore di una doppietta, Guida, Pagliarone e Seonne. Battuta invece la Folgore Fornovo in casa del Mercuri per 2-1. La rete della Folgore, che è andata in vantaggio per prima al 43esimo della prima frazione di gioco, porta la firma di Napoli. Il Fornovo, 3° a quota 21, domenica sarà ospite del Palanzano, che è il fanalino di coda della classifica. Il Valgotra, 10ª posizione, ospiterà il Mercuri, che è 11esimo, mentre la Folgore Fornovo, 3° ultimo posto, ospiterà in casa il San Leo, che è 4°. E veniamo alla 3ª categoria, dove il derby tra Bedognese, Terre Alte e Berceto se lo sono aggiudicati i padroni di casa per 1-0 siglata da De Rose dopo solo 8 minuti di gioco grazie ad un rigore. Il Compiano, che ha osservato un turno di riposo, non è sceso dunque in campo. Domenica la Bedognese, seconda con 22 punti, se la dovrà vedere con la 3ª in classifica, il Sissa. Il Compiano, 5° a 19 punti, ospiterà l'ultima in classifica, la Coop Nord-Est, ancora a quota 0. Infine, Terre Alte e Berceto, 3ª ultimo con 9 punti, non avrà vita facile con la capolista Astra. Siamo alle previsioni meteo per domani, martedì 22 novembre, molto nuvoloso coperto con piogge moderate. Nel corso della giornata le precipitazioni andranno ad esaurirsi. Temperature minime in risalita tra 5 e 9 gradi, massime stabili oppure in lieve aumento tra 10 e 15 gradi sono valori sopra la media stagionale del periodo. Infine i venti saranno deboli o assenti. Questa sera tra poco su RTA alle 20.35 punto sport in diretta, poi alle 22 Atlas, alle 22.30 al TG e alle 23 Ballo che sballo in TV. Chiudiamo qui l'informazione di oggi, grazie per l'ascolto, a domani.